da casa Massima ci siamo spostati al quartiere San Paolo di Bari. Qui abita la figlia di Laura, Anna. L'avete vista, quella che cercava, ha voluto segnalare la situazione della mamma. Dopo essere uscita dall'ospedale e aver fatto tutti gli accertamenti, Laura per il momento si trova a casa della figlia. Proviamo a capire quali sono le sue condizioni adesso e cosa succederà. Chissà in che condizioni sarà. Stavo bussando perché. Laura, Antonio, Ah, entra. buonasera. Buonasera. E qui ti posso chiedere un caffè? Beh, Volentieri, con tutto il cuore. facci sto caffè. Sì. Ti. In 3 giorni. Chi vi manda da queste parti? Volevamo sapere come sta. Io, voi come mi vedete? Diversa. Dall'altro giorno. Sembri un'altra persona, quasi non stento a riconoscerti. È vero? Quindi, di fatto, di che cosa hai bisogno tu? Della compagnia? Dell'amore delle persone vicine? No, della sincerità specialmente della persona. Quindi, ti sei sentito tradito da qualcuno? Non la compagnia, perché mo è la compagnia, però io, anche se io tratto qualcuno, deve essere sincero. Non è che davanti devono fare un viso, E da dietro? dietro devono fare l'altro. Se penso a cosa ci ho messo per tentare di farti entrare sull'ambulanza. È vero. E ci ho pitto mi Però portavano al manicomio. al manicomio. E però poi sei entrato nella mia macchina. Era peggio poi, o no? No. Perché io potevo, con la macchina mia potevo andare dappertutto. Loro Aprevo invece. il finestrino. Avevo messo il blocco. Il blocco. Aprevo Non così. potevi fare niente. Eri bloccato. Eri Ah, prigioniere nella tu mia che da macchina. cosa fa? Anna, com'è andata in Allora ospedale? mi hai No, tutto bene. tradita. Però tu non ti sei buttato, quindi è andata Perché bene. ho Sì, avuto sto bene. fiducia. Ho avuto Perché hai fiducia. avuto fiducia di me? Dal viso. Dal viso, ma. Eppure, Io la che ne gente, faccio? la gente la conosco, a come altrimenti. Capisci se è una brava La guardo. persona o Sì, domanda agli no? anni. Beh, questo mi fa piacere. Quindi i medici che hanno detto? Che cosa è Niente, successo? praticamente lei ha bisogno di affetto, Era un po' confusa quando è arrivata era in un po' ospedale. confusa, di affetto, di stare, E di non mi hanno avere, trovato di... niente. Sai bene. Io, malato mentale, e niente. Malato mentale no. Hanno scritto che lei è capace di andare a volere, ha solamente questo sbalzamento del tempo più che Ok. altro, ma non è ricoverabile perché non c'è una Non c'è cura. una cura, non è Antonio, ma una lo diagnosi. sai perché? C'è Perché? in suo passato milenano. Lo so. Ognuno di noi sa la vita Ma che ha no, passato. che figlio mascolo, ti giuro che suo Ok, ci pomeriggio. credo, ci credo. Ma In per generale, per quella, altre no, persone. quella di giù. Quella Vabbè, noi non vogliamo entrare. disse che a me volete molto. Vabbè, noi non entriamo nello specifico perché questi sono fatti familiari vostri. Bravo. Però ti auguriamo che nel frattempo però la situazione migliori. I servizi sociali si sono fatti sentire. Al momento non ci possiamo fare niente perché la signora Laura è capace di andare a volere. Così mi si giudice. È scritto E quella cosa, questo non è. siamo dovuti aiutare Laura perché È capace non di. è capace di volere, non c'è un centro dove metterla perché lei ha 65, non ha più di 65 anni, non prende una pensione, non prende niente, Non può stare da nessuna non c'è parte. niente, è inutile che si E che gira. sa cosa? Ieri che volevo, che mi aveva aiuto. Vabbè, però Che tabasci. c'è un fatto però. Un C'è cosa? fatto importantissimo. E di parla. Lo vuoi sapere davvero? Sì. Mi hai detto il caffè, il caffè, il caffè. Dove sta il caffè? Me lo devi fare o no il caffè? No, mo lo fanno, che c'è una Ah, non lo sei. sacimetta, ma mi Alla dà. macchinetta. Vabbè, fammelo un caffè, Anna, perché Sì. mi è rimasto qua. Posso sedermi? Ecco. Ah, ok, grazie. Mi è rimasto qua il caffè l'altra volta. Ma tu perché non ci volevi fare entrare? Perché ti Sedetevi. vergognavi di casa tua, per quello non volevi farci No, entrare.
Sì, mi ti può fare, perché quella di giù diceva sempre che mi aveva fatto. E quindi avevi paura che io fossi un che ti voleva no, fare? No, allora dicevi, c'è chi si mette nella cassa a condizione che sta. Ti rinchiudono. Ma chiudono veramente, ma non in dalle istituti, in domenica umi. E perché si è arrivata a quelle condizioni? Perché la casa si è ridotta in quello stato? Sono stati a trascurare. Sei stata male e quindi hai trascurato la casa? No, mi sente. Stavo solo perché quello di giù cacciò, io stavo con lei e mio figlio cominciava a faticare, veniva da faticare, invece stavo con Ieda a Bash, ma perché ho Ieda a me in affidamento. E quindi nessuno faceva sopra? Un marito mi cacciò, fatti in sus, e come, mo me ne c'è in sus, come si sta tutto il mondo. Grazie. Come anche a quando i figli, ma quando dormì, perché lui a quando faccio un scavatorista, capì? Io, un marito a me mi ha fatto sfreggia, dici tu a Maria. Ma sus. Qual è il tuo desiderio più grande? Di che cosa? Il tuo desiderio più grande, qual è adesso? Io? Di stare tranquillo, di stare... Ah, stai a scarfilmi. Insieme ai tuoi figli? Questo è quel che vuoi fare tu alla fine. Vuoi stare insieme ai tuoi figli? La compagnia pure a parlare, che è. Grazie. Scusa, ci sono fatta fare sette puerci. Pura sette. E il detto non sbaglia, come dice il detto? Cresce figli, cresce puerci. Una mamma è capace di crescere. Camba cit fini. Cit fini, non potre cambiare una mamma. No, bravo. Com'è? Traduciamolo per gli amici di Bergamo. Una mamma può crescere 100 figli, 100 figli non possono accudire una mamma. No, no. Alla salute. No, baby, è a lui. C'è te nervosisci. Sì, mi era rimasto qua, il sì, caffè. No, perché il caffè. Tu sei tutto. Il caffè. Che dici? Quando ho maschio non c'è nulla, allora tu ma sei maschio, io non ce la faccio a lavarmi. Mi falava da figlio di un maschio. Ah, e se tu che sei femmina che stai a basso, che anche a naso, se non mi ha visto la prima di affacciata, non mi ha visto la seconda di lì, c'è se c'è qualche cosa. Io mi disse a me che io mi volevo morto. Ma c'è un motivo? È successo qualcosa? Cosa gli hai fatto? C'è un motivo qualunque? Te lo sto chiedendo, no? Non perché so che cosa c'è, proprio ti sto facendo una domanda. Per arrivare a dire una cosa del genere a una dici mamma me deve me essere me una cosa... vedere, non sì, mi può vedere, perciò non per dici... difendere mia sorella di giù, la colpa è di tutti i figli. No, quello è... La colpa è di tutti i figli, dovevamo intervenire tutti i figli, come sono intervenuta io. Però speriamo che questa situazione possa essere stato un momento... di debolezza dal quale poi voi no, ma, venite fuori. No, Anton, ma pur mettiamo che si mettono tutte le cose in chiesa, giusto non lo fate, riecchete da baci un'altra. Vabbè, quello l'abbiamo capito, però almeno con gli altri sei, io con spero le che parole tutti e con i sguardi che mi faceva. Si è incontrata con un'altra figlia che non vedeva da 12 anni. È venuta qui? Bello questo. Capi, Anton, perché lei abitava giù, pur che gli... Penso che quando si metteva in della macchina, manca c'è di ieri la regina, tu conosci la regina Giovanni. Uva. Vabbè. Manca altrimenti un bacio. Mi verrebbe da dire, Tino, per ora e solo per ora è tutto in questo caso. Però io mi auguro che poi nel futuro prossimo di Laura... ci sia una bella notizia, qualcosa che ti fa veramente piacere, speriamo. C'è cosa? Non lo so, nella vita può succedere qualsiasi cosa. Io so c'è voglio scrivere. Cosa vuoi? Purché io a me non voglio fare mille una notte. Voglio io non sta d'accordo, frate su, sto. Perché io ci campo. E domani e creme ne voglio, mo come dice il marito. Marito mi c'è se c'è, all'improvviso è morto. Quando ne voleva vedere tutto cacchiato, vero? Voleva che stessero insieme tutti i figli. Sì. Quanto hai sofferto per la morte di tuo marito? Oh, sono stato sempre solo. Sempre solo. Quanti anni? Mo va a fare 10 anni. 10 anni? 11 anni. 11 anni. Per caso mi sono acchiato qualche naldù? Oppure, tanti ero più giovane, benissimo, potevo acchiare. Quando è stato? Quando vai?
Quindi di quell'uomo ti sei innamorato, quell'uomo hai sposato e quell'uomo fino alla tua... vai, se mo ci muore, tan continuiamo. Lo vai a ritrovare, lo vai a ritrovare. Va bene, Anna, io spero veramente che questa cosa si possa risolvere e che mamma possa essere accolta e però amata. Però con Giuseppe ne vuole la vita a pagare. Ma abbiamo chiarito, ce l'hai detto tu stesso, che Giuseppe non c'entra non niente. Non c'entra niente. Ok, perfetto. Quello è maschio, è vero che è mo come è... Qualche problema ce l'ha, andrebbe aiutato anche lui. In che senso? No, nel senso che... per ridurre la casa in quella maniera, è vero ma che tu non la pulivi. Stato, gli... No, è vero che tu non la pulivi, ma si è accumulata tutta quella roba, quella sporcizia, quella, quell'immondizia, capito? Cioè, sono stati. Sei no, stata. Sei vabbè, vabbè, vabbè. Non rifugiamo. No, ok, ok, ok. Tutte quelle cose, quelle bottiglie di birra, quelle bevute. Mi sono bevuto tutti. Sì, sì, tutti è. Mo, sì, è. Tutti. Sai cosa è il problema? Che in ospedale hanno fatto gli altri. Non ci credo. Dell'alcol, non sono usciti niente. Certo, ma purché l'avevamo riscarsa da parte, anche se lui beveva. Non ti ha mai toccato? No. Mai, e questo lo so. Non lo mi ha saputo. Mai... alzato un dito? No. Nulla. Ma, mi è fa stato piacere, è stato vuol dire rispettoso. Che è stato rispettoso, vuol dire che questo... Lui gli fa un... Voi l'avete appoggiato la femmina. Vabbè, va, noi non ce la vogliamo prendere con nessuno. Noi vogliamo soltanto che tu stai bene e vederti sorridere in questa maniera, accogliermi in questa maniera. Fa niente che il caffè me l'ha fatto Anna. Mi riempie, no, io non mi riempie il cuore di non gioia. Non voglio mettere, ma non voglio ce la quasi. Mi riempie il cuore. Ma la tinta dei capelli, sa bene con la tinta dei capelli. Ti vedo ringiovanita. Almeno di 5 anni, ringiovanita. Va. Ma tu lo sai che i capelli me li sono tratti a stesso. Lo so, ho visto... quando siamo venuti qualche giorno fa che ti tiravi i capelli. Chissà, sei più tranquillo, non te li tiri più, no? E poi stavo a casa di mamma, che tra baci, così con la stavo da... Ma tu con tua sorella stavi bene? Con Domenica stai bene? Come? Che è stato pure la perché giusti. Io so che invece che, hanno litigato cioè che dabba Domenico ti potete dire pure la metà di ciò che ti sono detto me l'ha raccontato un sacco di cose cuda Giuseppe non c'è secondo te come faccio a sapere del compleanno tuo della festa dei panzerotti della torta me l'ha detto Domenico Giuseppe cuda è masco allora tu mi sei frate a me figlio ma sei figli vedi che io voglio come non si vuole, come non chiede, tu sia all'altezza di pigliarmi e di portarmi nella vasca, certo che no, non puoi vedere a mamma alla nuda. Certo, no, è così. Va bene. Quando ho pensato a fare che... scusa. È giusto. Vabbè, dammi un abbraccio. Tu, un abbraccio. Che chiede, è com'è? No, io non me la voglio prendere con nessuno, dammi un abbraccio. Va bene, Tino, speriamo di non raccontarvi più nulla di Laura, che Laura abbia una vita tranquilla. No, se Anna, anzi, magari se Anna è d'accordo, ci inviti, mangiamo insieme, facciamo una bella... Ma fa. Bravo, ci sto. Dammi la mano. Andiamo a fare... Andiamo, ti porto a cena, andiamo a fare una pizza insieme. Però verrà Anna, zicca. E poi tu mi rapisci. Io ti devo rapire. È vero che sono matto, lo sai pure tu che sono matto, però no, non a questo non arrivo. È bugia, sembra un bravo. Non è ti, Tu te lo immagini, te lo saresti mai immaginato una che cosa così? No, che io porto le persone fuori a mangiare, che avremmo trovato questa situazione, io, non dire a tutti. Perché sei il tirchio. Io poi, lo sanno tutti che non sei sono tirchio. Generoso. Certo. Sei tirchio. Te la pago io. Ecco. Beh, vabbè, basta, che vergogna.